Scelta di queste musiciste, perché è tutta femminile? Come mai? Perché le donne hanno sempre una marcia in più, o mi sbaglio? Simonetta Tancredi, che ho avuto l'onore di conoscere, è un'artista poliedrica, è un'artista veramente molto eccezionale. E poi è una pianista napoletana, è un nostro orgoglio. Facciamola parlare, vieni, sì. Vieni accanto a me. Anzitutto benvenuta, complimenti per la tua estrema professionalità. So che già lavori da tempo con Larissa, vi siete conosciuti alla Scala di Milano. Raccontaci un po' di questa esperienza vissuta con questa grande professionista. Io mi ricollego al discorso pianista napoletana, ma c'è da dire di più. Pianista napoletana che dopo aver toccato con un dito il paradiso, io sono stata 12 anni alla Scala come vincitrice di concorso, quindi ho lavorato con i più grandi direttori d'orchestra, i più grandi cantanti lì, cioè, ho scelto di ritornare nella mia città. E questa è una cosa bella, questo ti fa onore. Napoletana, stop, è napoletana che ha deciso di ritornare dopo aver visto il mondo intero, ho detto no, Napoli è la città dove io voglio tornare. E poi va bene, ho avuto la fortuna dopo 35 anni di insegnamento nei conservatori di tutta l'Italia, ho avuto la fortuna, io ho cominciato giovanissimo, ho avuto il concorso molto presto per insegnare musica da camera in conservatorio, ho avuto la fortuna quest'anno di avere il trasferimento a Napoli. Vogliamo presentare anche il violino e il violoncello? Non vogliono parlare, già me l'hanno detto. Loro sono altre due carriere.